Riproviamo. Tanto eccoli là. Il ricetto che è un coniglio dalle orecchie, basta che lo becco col d'amore. Per il palese demone della cupidigia bianco uso le bombe. Speravo un po' di più, ma ci si è contenta. 5,68, dai. Con l'arco, ma quasi quasi l'attacco con l'arco e basta. Con le frecce di fuoco, buono. Palle di po', ah, anello del guerriero d'avorio. Ah, questo è interessante però, eh. Non so cosa sia, però è interessante. Il demone della cupidigia bianca ti droppa un anello. Guerriero d'avorio. Flynn, Jorg. Qua non ne vedo. Ah, è questo qua. Gli attacchi riducono l'energia del nemico. Questo è, può essere veramente utile in PvP. A parte gli scherzi. Può essere veramente molto molto utile. Adesso recuperiamoci un po' di vita. Acqua cremisi. Setosa, qua non vedo nient'altro. Li ero già dimenticati questi. Vediamo cosa c'è qua su invece. Qua su giganti. Quello tanto è un coniglio e lo uccido da qua. Sì, in caso si avvicina. Non penso proprio di voler combattere contro dei giganti con
con accanto i conigli dalle spine ghiacciate. Sinceramente. Beh, sapete, pensavo di fargli un po' più danni. Pensavo che lui con quell'attacco non ne facesse. Però evidentemente mi sbagliavo. Dopo mi conviene prendere la mazza per questi nemici qua. Hanno delle braccia lunghissime. Ok, prendiamo la mazza, che almeno penso di potergli fare un danno più alto con questa. Attiriamo il danno. Che culo, con quanta vita sono rimasto. Con quanta vita. Non so perché gli ho fatto tutti quei danni col primo, con la prima freccia. Ah no, sui danni con i giusti. Questo è vivo, a quanto abbiamo visto. Ma che cazzo? Tipo una trappola. Lo ricolpiscono e spuntano altri 10 o posso ucciderlo? No, posso ucciderlo. Ci troppo qualcosa. Qua troviamo la pietra di Pharos. Ah, è vero che c'è anche quella porta di Pharos, quella bocca di Pharos che si può aprire adesso. Visto che è andato via il vento e tutto il resto. Qua non so dove siamo saliti. Chi? Ah, posto nuovo. Non è che mi piaccia molto con questi... Ah, ho capito dove siamo. Dall'altra parte. Questa è scarsa intelligenza artificiale. Lasciatemelo dire. Molto molto scarso. Cioè, di qua non posso passare. Spiegate. Ah, però anche i loro colpi passano. Giustamente, se passano i miei, passano tutti loro. Ok. E di qua, se arrivo in fondo, succede qualcosa. Sono solo bastone di Azal, globo e gemma vitale. Vediamo il bastone, magari hanno fatto un nuovo bastone super potente, che ne so.
Visto che penso sia un bastone. Bastone di Azal. Di foggia piuttosto grezza, ma imbevuta la magia di Azal. Bene, è un bastone fortissimo. Probabilmente. Che però riduce gli incantesimi. Tipo quello cristallizzato, quello di Manus nel primo Dark Souls. Direi che posso tornare al falò. Ha veramente un danno base molto molto alto. Questa 180, questa 230-230. Mi pare un buon bastone, insomma. Specialmente per chi ha intelligenza bassa. Quindi può essere comodo. Perché sono qua? Perché, come vi avevo detto, voglio trovare tutte le casse, quindi taglierò. Ok. Vediamo cosa c'è in questi tre forzieri. Vedem, vedem. Allora, primo forziere, ricettacolo per le anime. Non male. Secondo forziere. Lama doppia dello stregone, dopo vediamo cos'è. Terzo. Benedizione divina per due. Allora, vediamo subito l'arma, che è quello che ci interessa alla fine. Doppia lama, ho letto. Lama doppia dello stregone. Tanto chiede 20, 30, 20, 20. Ah, fa sia danni magici che danni oscuri e fisici. Funziona anche come catalizzatore per stregoneria. Ah. Non vedo, cioè quando ha due mani si schiacci l'attacco potente. Però se schiacciamo L2 invece fa l'attacco normale. Ok. Beh, mi pare un'arma parecchio bella. Non so come catalizzatore come funziona, però è bello. Ho trovato un drop interessante, ovvero l'anello dell'oscurità. Come ci si arriva dal punto dei forzieri che avete visto, ci si butta da là sopra e si arriva qua e poi si trova l'anello dell'oscurità. Adesso vediamo che cos'è. Sì, questo sarà un episodio un po' così, però tanto vale farlo. Anello vincolato, eccolo qua. Ah, aumenta i danni oscuri, ok.